Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come sapete, oggi non parlo di calcio, o meglio di Juventus, perché la Juventus la accantoniamo un po'. Perché come sapete a me piace parlare di calciomercato, lì dove c'è qualcosa di serio di cui parlare, altrimenti non spendo tempo, non faccio perdere tempo neanche voi a parlare di cose che non succederanno mai. Quindi ve lo dico già, questa sarà la mia politica sul calciomercato. Poi quest'estate ci saranno tanti video, tante novità, tante belle cose che porterò, più o meno ironiche, perché in estate insomma si vuole un po' anche di leggerezza. Oggi parliamo di nazionale e nel preciso istante di Balotelli, Mario Balotelli, perché parlo di lui? Perché è tornato in nazionale, chiaramente, e volevo dire un po' la mia su questo discorso. Faccio una premessa, Balotelli, io sono sempre stato un anti-balotelliano da sempre, ma io non ho nessun preconcetto in confronto di Balotelli, non perché Mario Balotelli, ma per quello che rappresenta Mario Balotelli, per quello che rappresenta come categoria di giocatori come Mario Balotelli. Mario Balotelli l'ho sempre definito un Antonio Cassano di una generazione dopo. Quei giocatori che hanno tanto talento, indubitabile, c'è nessun dubbio su questo, tanto talento sprecato per un deficit, una mancanza, la testa. La testa è tutto nel calcio. Io ho visto giocatori talentuosi spegnersi per mancanza di testa, ho visto giocatori mediocri diventare buonissimi giocatori grazie alla testa. Uno, Gattuso. Gattuso è un giocatore che nei piedi, cioè come piedi forse io sono meglio di lui, ma la grinta che è una cosa che viene dalla testa e non viene dal corpo. È quello che ha fatto la differenza per un giocatore che è tra i più forti che abbiamo mai visto come, appunto, come interpretazione del suo ruolo in Italia. Appunto perché ha la testa, al di là delle irruenze, della simpatia, però la testa nel campo l'ha sempre avuta, fuori e dentro dal campo. Gattuso è un esempio, ma potrei fare tanti altri. Ho visto anche un Vidal spegnersi per la testa, perché al di là del ginocchio che ha avuto qualche problema di ginocchio l'ultimo anno, Vidal, la testa che l'ha portato a bere, a divertirsi, a non essere professionale. E andare contro se stesso e contro la Juventus, che l'ha venduto chiaramente. Adesso vedete Vidal cosa ha fatto dopo la Juventus. È andato sia il Bayern Monaco, ma il Bayern Monaco il top l'ha vissuto con noi. Tutto quello che viene dopo è un po' di rendita, cioè vive un po' di rendita del passato glorioso. Balotelli è un caso estremo, uno dei casi alla Cassano, a Balotelli, uno dei casi che sono veramente rari. Penso che lì dove c'è rarità di casi non sia un problema degli altri, ma del giocatore stesso, altrimenti tutti avremmo. Tutti noi, ma anche tutti loro come giocatori, avremo dei problemi a confrontarci con il lavoro e così via. E invece capita a pochissimi, e quei pochissimi sicuramente non dovranno dare la colpa ad altri, perché sono pochissimi, come tali, il problema è solo loro. Balotelli però non ha mai fatto accuse, non è mai stato polemico contro gli altri, vuol dire di testa molto sincero e onesto, forse ha sempre detto sì, in effetti ha sempre pensato, meglio dire, sì, sono un cazzone e me ne prendo le responsabilità. Diversamente da Cassano che ha sempre punzecchiato quella, l'ultima l'ha fatto con Stramaccioni, che mi è sempre parsa una persona per bene, a modo. Balotelli no, quindi questo gli ho dato merito. Come ho detto, io sono sempre stato contro Balotelli in quanto rappresentante di quella categoria. Fintanto che è stato in nazionale, prima della pausa di 4 anni fa, non mi sono mai molto esposto, nel senso che ho sempre pensato che Balotelli sì, in quel momento meritasse, ma che fossero più il tipo di personaggio che in quel momento stesse appunto meritando la nazionale. Balotelli mi ha convocato per il nome, ma non convocato per il reale rendimento e effettivo rendimento e serietà in quello che faceva. È un po' quello che è successo anche con altri giocatori. Un nome pesante che alla fine si è sciolto dopo che ha avuto dei comportamenti tali che l'hanno portato ad essere escluso, venduto, dato in prestito dal Liverpool e così via, e l'abbiamo ritrovato negli ultimi 2 anni. Inizia un ambiente, una dimensione che per il talento che ha è sicuramente troppo poco. Ma il talento non basta fin dove appunto c'è un limite di testa, come ho detto prima. Nonostante tutto ciò, io sono una persona che io penso di essere uno che cambia idea lì dove c'è sia giusto cambiare idea. Balotelli torna in nazionale dopo 4 anni e riabbraccia Mancini, che è l'unico allenatore che evidentemente l'ha capito. Lui e Prandelli, devo dire la verità. Gli altri non l'hanno capito o l'hanno visto troppo poco. Mancini però forse è l'allenatore che più ha fatto bene a Balotelli, perché arrivò al Manchester City dopo l'esperienza all'Inter, l'Inter fu praticamente uno dei giovani che ha iniziato a giocare nella squadra, ma il Manchester City è la prima squadra che ha puntato su Balotelli. E al di là di quello che sono poi i problemi con Mancini, credo che sia il vero padre calcistico in qualche modo di Balotelli, e trovarlo gli farà bene. Farà bene alla nazionale perché farà molto bene. Io ci ho ripensato in questi anni. E Balotelli però ho visto che negli ultimi 2 anni ha un rendimento spettacolare, in un campionato anche più basso del nostro, quindi anche più facile, ma forse è quello che gli ha fatto bene, ripartire da zero, o comunque un po' più indietro, fare 2 o 3 passi indietro. Ripartire, un ambiente con meno pressioni, per maturare con se stesso prima di tutto, quindi maturare, rendersi conto della maturazione e arrivare poi a questo punto qua. Balotelli
Io credo che Balotelli, la convocazione di Balotelli, oltre per un fatto di ammirazione da parte di Mancini, sia un attestato di stima ma anche soprattutto di merito. Balotelli, ora come ora, merita questa nazionale. E finalmente a me pare che Balotelli stia assumendo, al di là dei capelli che magari possono sembrare ricondurlo a essere ancora ragazzino e così via, capelli, cioè un ragazzo giovane ormai a 28 anni in realtà, e credo che Balotelli ha anche guardarlo in faccia, un uomo maturo e anche da quello che dice, da quello che non dice, da quello che non fa. Sembrerebbe che forse, che appunto sia la volta buona che Balotelli si era messo la testa a posto. È un peccato perché a 28 anni il percorso di crescita che praticamente lui si è tolto 4 anni di crescita calcistica, personale, appunto per i suoi comportamenti, non potrà mai avere indietro. E quindi chiaramente un giocatore al massimo della maturazione soprattutto fisica, prima o poi questo giocatore qua sarà finito come tutti gli altri. Però è anche vero che non è mai troppo tardi, in ogni caso può ancora dire il suo nel calcio che conta. Può dare la sua alla nazionale che ha bisogno di qualcosa in più. Una nazionale che non vede dei campioni, che secondo me Balotelli, al di là della testa, del tutto campione poteva essere, potrebbe ancora parzialmente esserlo. Quindi sono felice da anti-balotelliano da sempre, anche se adesso mi sto un po' ricredendo per quanto riguarda la nazionale, perché poi se parliamo di altri discorsi magari insomma non sarei molto d'accordo, ma per quanto riguarda la nazionale, una nazionale ricostruita da zero, nonostante gli uomini siano molto simili, ma l'allenatore e le motivazioni sono altre. Ecco, Balotelli potrebbe essere il valore aggiunto, e il valore aggiunto per la nazionale e per se stesso. E quindi potrebbe veramente dare la svolta alla sua carriera e terminarla nel migliore dei modi, così come non ha fatto negli ultimi 4 anni. Quindi paradossalmente, nonostante io, anti-balotelliano da sempre e convintissimo per i motivi che vi ho detto prima, sono felice del suo ritorno. È un ritorno che farà bene alla nazionale se continuerà su questa strada. Non illudiamoci per una partita contro, amichevole contro l'Arabia Saudita, però già il fatto di aver fatto gol proprio lui, simbologicamente può far bene. E io spero veramente che faccia bene, perché è un giocatore che secondo me, se si ritrova, ovviamente non più al massimo del suo potenziale, che ormai il potenziale l'ha perso, perché a 28 anni non si parla più di potenziale, ma può veramente far molto, perché rispetto al valore di quella rosa è sicuramente più forte a livello di talento. A livello di professionalità abbiamo altri giocatori, magari meno forti, ma che hanno sempre avuto comportamenti degni del nome che portano, della professione che fanno. Però Balotelli può veramente adesso dare svolta. Sono contento. Ne parleremo ancora perché la nazionale gioca altri amichevoli, se le guarda qualcuno magari commento, ma in ogni caso le dinamiche della nazionale saranno in ogni caso analizzate da quando inizieranno i preliminari, le qualificazioni per gli europei. E quindi ci sarà molto materiale su cui parlare, magari parlerò anche di Mancini, vedremo Mancini come si appunto si adatta al contesto, agli altri giocatori, i nuovi entri, i giovani e così via. Ci sarà molto da parlare, per chi avesse ovviamente piacere di seguirmi, visto che comunque la nazionale so che divide molti tifosi, soprattutto juventini per trascorsi che conosciamo, a me personalmente la nazionale interessa sempre, è vero che ho perso anche io un po' di interesse dopo le delusioni dei mondiali, ma più per un discorso di delusione che di interesse reale verso la nazionale in sé, quindi io sono di quelli che la seguo a prescindere, metterò comunque al primo posto sempre la Juventus, perché alla fin fine le emozioni più grandi e continuative da Juventus, la nazionale le dà in quel mese in cui c'è quel mondiale, quel europeo, se ti va bene, emozione grandissima, se ti va male, grande delusione, poi finisce lì. Sono due cose diverse, proprio come intensità delle emozioni e appunto come sono ammortizzate queste emozioni durante gli anni. E questo ragazzi, ci vediamo al prossimo che sarà quel che sarà, come sempre Forza Juve, Forza Italia nel senso Forza Italia, la nazionale italiana, sia chiaro, e alla prossima. Paura, 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 paura.